Buongiorno a tutti, svegliati Alessandria, oggi è il 27 agosto 2019, siamo qui al laghetto del fotovoltaico al quartiere Cristo, via Nenni, e con sorpresa abbiamo visto che hanno svuotato completamente il laghetto, stanno recuperando pesci, tartarughe, là in fondo hanno già riposto le tartarughe dentro col camioncino, ci sono delle vasche, sono le guardie della vigilanza faunistica della provincia che stanno recuperando i pesci, ecco lì. Abbiamo qua il professor Manzini che è andato a informarsi, professore. Allora, finalmente sembra si sia trovata una soluzione a questo disastro del laghetto del fotovoltaico. Si sta svuotando, ci sono le guardie venatorie insieme agli operai del comune, saranno ospitati nel laghetto che è stato creato all'orto botanico. Infatti, tra le persone là presenti c'è anche il direttore dell'orto botanico e altre persone che interverranno nella sistemazione degli animali. Finalmente questa zona, almeno la parte acquatica, viene risolta, almeno le problematiche vengono risolte, e naturalmente poi occorrerà bonificare, in qualche modo sistemare questo vuoto del laghetto, ma questo è un compito che dovranno programmare e realizzare il comune. Qui stanno lavorando, sì. Stanno lavorando alla ricerca dei pesci e delle tartarughe. Le tartarughe sono più facili da individuare, sono già state messe nel vascone. Possiamo andare a vedere, professore? Sì, andiamo. Andiamo un po' a vedere. Andiamo a vedere, qui c'è una pompa che sta aspirando l'acqua, svuotandola in quel tubino. Abbiamo qui il parco mezzi intervenuto, c'è la... Abbiamo detto la vigilanza provinciale, c'è la protezione civile. Sì, 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 un bella... Dopo bella... molti filmati, dopo molte denunce, finalmente qualcosa... Una bella squadra, ecco, qui c'è anche un cartello abbastanza... Sì, 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 sì. Che spiega bene la situazione. Sì, sì. Da oggi in poi è vietato... Sarà svuotato. Tu cosa dici, Piero, di questa... Siamo soddisfatti per questa iniziativa, che abbiamo contribuito anche noi a creare questa opportunità da parte delle istituzioni di intervenire urgentemente per ripulire la vasca e risanare il tutto. Sì, poi se i nostri amici hanno visto i nostri filmati e anche il recupero di due o tre tartarughe che abbiamo effettuato e abbiamo sistemato, quindi questa dovrebbe essere una soluzione definitiva per quanto riguarda gli animali. Andiamo un po' a vedere qua. Che andranno a... C'è qualcosa qua dentro? Sì, sì. Ah, questo è un vascone vuoto. Sono qua dentro gli animali, le tartarughe, i pesci. Possiamo vedere? Eccole qua. Possiamo andare a vedere? Grazie. Ecco le tartarughe. Guardate che belle. Bella grossa questa. I pesci. Fabio, una bella soddisfazione. Tienimi lo sgabellino che sto scendendo. Ok. Siamo molto contenti, soddisfatti. Professore, possiamo concludere dicendo che
anche in questo caso è una piccola vittoria di Svegliati Alessandria, certo, con tutte le denunce che abbiamo fatto. Certo, certo. Possiamo chiederle qualcosa a proposito della destinazione degli animali? Saranno ospitati da voi? Sì, sì, il giardino botanico. Sì, con sì, il sì. Nuovo laghetto? Saranno ospitati da noi, non nel nuovo laghetto perché noi abbiamo la vegetazione, quindi loro purtroppo non vanno tanto d'accordo con le piante. Esatto, faremo poi quelle operazioni di divisione del laghetto, una parte sarà dedicata alle tartarughe, una parte sarà dedicata, continuerà ad essere dedicata alle piante. Fino a quel momento abbiamo il laghettino, quello più piccolo, dentro la serra. Finiranno lì per qualche tempo, spero il meno possibile, in modo tale da avere il tempo per recuperare. Io le facciamo i complimenti perché questo era un bonus della città soprattutto. La ringrazio, ma non devono andare a me i complimenti, ma chi per la vostra, io sono qui solo per aiutare. No, per la vostra diciamo disponibilità, ecco. Grazie. Veramente. Vi verremo a trovare ancora. Grazie, un piacere. Arrivederci. Professore, sì, abbiamo anche un consigliere qui comunale, Gianni Ravazzi della Lega. Possiamo intervistare? Possiamo chiedere qualcosa? Sì, appena finisce. È lì. Consigliere. Buongiorno consigliere. Noi siamo di Svegliati. Vengo su. Va bene. Va bene. Aspettiamo un attimo. Piero. Che dire che le nostre amiche tartarughe andranno a vivere un po' meglio. Va finalmente. Bene. Adesso abbiamo l'intervista qui con. Allora, mentre aspettiamo che ci dica due cose il consigliere Ravazzi, noi non possiamo che sottolineare che l'intervento di tutte queste istituzioni coordinate, abbiamo visto il corpo dei volontari della protezione civile, la provincia di Alessandria, ho visto anche degli operai del comune di Alessandria, il direttore dell'orto botanico, ecco, l'insieme di queste persone ha portato a risoluzione, almeno per quanto riguarda, come dicevo prima, gli animali, ma anche la sanificazione, almeno il primo momento di sanificazione che è con lo svuotamento dell'acqua di quest'area. E possiamo testimoniare, perché abbiamo avuto modo in passato, durante i nostri precedenti servizi qua sul laghetto, che le persone, gli abitanti di questa zona saranno più che soddisfatti per questo intervento, perché la loro volontà comunque rimane quella di mantenere questo laghetto, ma in una maniera sana, in una maniera insomma compatibilmente con le risorse. Siamo là i volontari, cioè volontari, le guardie della provincia, alcuni volontari della protezione civile che stanno svuotando, stanno recuperando ancora i pochi pesci presenti. Siamo molto soddisfatti, professore, veramente. Finalmente era anche questo problema sembra risolversi positivamente. La cosa è certa, la bonifica era necessaria, ciò sta avvenendo e poi vedremo in seguito come finirà, no? Luigi. Sì, poi è questione di programmazione comunale, è un'area comunque vasta che va qualificata. Benissimo. Adesso sentiremo le parole dell'assessore, del consigliere. Consigliere. Avviciniamoci un po', possiamo vedere lo scempio che c'è, forse magari. Consigliere, buongiorno. Buongiorno. Ci conosciamo. Via buongiorno. Noi intanto siamo veramente contenti di questa soluzione, perché più volte anche chiamati dagli abitanti della zona siamo venuti, eravamo preoccupati della cosa. Ci può spiegare come è avvenuta questa idea dell'intervento? Allora, in realtà l'intervento era già a monte. Il problema è che sapete benissimo la situazione un po' triste in questo momento del comune, quindi anche gli interventi programmati poi bisogna riuscire a farli. Qui abbiamo aspettato di poter essere in grado di piazzare gli animali in maniera corretta.
quindi adesso stiamo raccogliendo di tutti, poi i pesci andranno sì. laghetti e le tartarughe in centri di recupero dove sì, sono attrezzati sì, sì. per gestire. Lo sa che noi avevamo noi, diciamo, a questo punto non parlo come Svegliati, ma parlo come gli amici, l'associazione Amici di Freud, che ha in gestione il laghetto del... Avevamo offerto più di una volta anche all'assessore Barosini la disponibilità a ospitare, ma evidentemente era necessario un intervento molto più coordinato, molto più completo come questo che state realizzando, perché senza lo svuotamento, ad esempio... No, poi oltretutto senza lo svuotamento, chiedo scusa se sente il telefono, il mio telefono che suona, senza lo svuotamento non si può neanche valutare realmente certo. la situazione, perché noi dobbiamo adesso decidere cosa fare in futuro di questo stato. L'assessore Barosini, che è molto attento a queste cose, sta cercando di... ha chiesto a me di venire a verificare questo in quanto esperto di natura, perché vogliamo poi capire quale intervento sia il migliore sì, per certo. quest'area. Se la creazione di un'area verde o il ripristino di un laghetto. Al di là di qualsiasi... Io personalmente sono dell'idea che, data la situazione, sì, sarebbe meglio fare una bella area sì. verde, perché comunque sì, sì. un laghetto, per quanto ben ossigenato, in mezzo alle case così, è fonte di zanzare, sì. problemi, e poi la manutenzione sarebbe almeno 10.000 euro l'anno. Io sono, consulente di parchi, un laghetto così, perché 10.000 euro all'anno se tutto va bene. Sì. Poi non consideri le foglie che cadono, quello sì, che la gente sì, ci butta là dentro. Ma sotto ci sono due pompe. Lo so, che dovrebbero essere ripristinate. Sì. Gli abitanti della zona, noi li abbiamo sentiti, abbiamo ascoltato un po' il loro parere, sono favorevole al mantenimento del laghetto. Stamattina stamattina ho parlato con una decina di persone che sono venute qui a vedere, sì. ai quali non ho fatto interviste, sono venuti e hanno parlato loro. La maggior parte sono divisi. Tenuto in quella maniera, chiaramente. Ma il problema è siamo in grado di ripristinarlo e tenerlo in mano. Questo è il punto. Una città che ha le difficoltà economiche sì, di Alessandria, sì, sì, sì. è inutile fare voli allora, turistici. Ritorniamo al discorso di prima, cioè questi sprechi, questi progetti, questi mega progetti, vent'anni fa erano fatti solo per apparire, non per mantenere la città. Non voglio per fare mantenere la città con giunte precedenti. Io, ma lo so chi l'ha fatto, sì. ma voglio dire, io sono arrivato 2 anni fa. Non sono un politico, non faccio politica, sì. sono uno che cerca di fare qualcosa per certo, la sua città. Concretamente. Quindi io ragiono sulla situazione attuale. 20 anni fa il mondo era un'altra cosa. Sì, ha ragione. 20 anni fa l'economia era completamente diversa da oggi. Ha ragione. Ci si poteva permettere di fare... Avevamo fatto queste due ipotesi, o mantenerlo, quindi sì. accollarsi le spese, oppure addirittura chiudere sì. tutto, perché inevitabilmente se si deve tenere un laghetto non mantenuto, non in ordine, sì, è meglio chiuderlo. Sono convinto che in un'area abitata, comunque dove ci sono famiglie, dove ci sono bambini, un laghetto, per quanto ben gestito, sia comunque un problema. Un problema, sì, sì. Questa è la mia opinione personale. Anche come pericolo. Anche come pericolo e soprattutto come salute pubblica. Beh, sì. Scusate, allora stiamo facendo un'accusa ai progettisti di 20 anni fa, quando questo progetto era stato presentato con un fiore all'occhiello delle città. Prevedere il futuro è complicato. Prevedere il passato siamo capaci tutti. In passato c'erano numeri diversi da quelli di oggi. Esatto. Quindi io non mi faccio entrare in una polemica che non esiste. Un conto è valutare una situazione odierna. Un conto è valutare una situazione del paese. Io avevo 36 anni, saltavo giù dai balconi e non mi facevo male. Adesso inciampo in un muro e vado bene. La politica deve avere una visione più larga. Ecco. Ma se il mondo cambia, la politica si deve cambiare. Purtroppo lottiamo anche i fallimenti di questo mondo. Certo. Per alleggerire un po' il discorso, noi avevamo notato che c'erano degli esemplari di koi, ma molto grossi, molto pregiate. Abbiamo pescato un arancione, c'è una coaco tancio, c'è una kingirin, ho scritto un libro sulle cose. Sì, ma le avevamo viste, tra l'altro erano sofferenti, perché ad esempio noi ne abbiamo avute morte 17 lì al laghetto per questo sbaglio che avevano fatto nella pompa di ricircolo, che non prevedeva filtri
e forse era poco sensibile al ricambio dell'acqua, no? E quindi sono le prime che partono, quando, certo. Le prime. Poi mi è sembrato strano che fossero ancora in vita e hanno resistito. Tutto sommato l'acqua qui era brutta, ma non era così schifosa come aspetti, però tre settimane fa hanno buttato 20.000 litri d'acqua. Sì, e sono anche 20.000. Sì, sì, erano ancora vive allora, prima dei 20.000, e le abbiamo portate via. E la temperatura era 30 gradi. Infatti lo shock termico lo subiscono come... Lo shock termico sono arrivati... Perché le tartarughe, lei lo sa, ma vivono benissimo. Erano i pesci che soffrivano. Sono veramente contento. Più o meno che quantità di pesci avete? Qualche centinaio? Allora, sì, sì, assolutamente. Un paio di centinaia li abbiamo già, anche di buona taglia abbiamo tolto. Le due koi? Le due koi, quelle che dicevo prima, e altri due carassico da lunga belli grandi. Ah. E altri 5 o 6 koi, diciamo di 25-30 centimetri, e poi la maggior parte dei pesci tutta pezzatura. Abbiamo visto anche due tartarughe sofferenti, una nuotava in verticale, ne abbiamo pescato una adesso con quello che abbiamo... il carapace deforme. Tiro alla tartaruga probabilmente, perché qui giocavano a tiro Bandali. Alla tartaruga. Va bene, tutti quei blocchetti sono tutti sì, 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 ma va bene. Non le dico, io qualche anno fa ne ho trovato qualcuno anche decapitata. Comunque, ringraziamo. Lei è stata una persona splendida, siamo contenti. Ci piacciono le persone del fare e lei è rappresentante tipico. Io la ringrazio perché del fare. Il mio candidarmi con questo gruppo, su esplicita richiesta di due amici, cioè del Franco Puttica e Riccardo Molinari, è stata proprio per muovermi nei settori che conosco e provare a fare cose. Io la ringrazio a nome di tutti i cittadini e dei nostri amici di Svegliati Alessandria. Grazie a voi per il lavoro che fate di segnalazione. Arrivederla, grazie. Arrivederci. Finiamo il filmato, proviamo ad avvicinarci qui. Inquadriamo le guardie provinciali. Sì, credo che non si può, ci sono le... No, non si può. Ringraziamo anche le guardie della provincia per questo lavoro immenso che stanno facendo. La protezione civile. Ci rivedremo poi in un prossimo filmato. Buona giornata a tutti. È molto interessato. Come si chiama? Enrico. Magari stai guardando i pesci. Stai guardando il lavoro? È che non mangiano pesci, no. Mangiano i semini. Sì, sì. Quanti anni ha Enrico? 3 anni. 3 anni? Ma è suo? Sì. È bravo? Bravissimo. Ma lo porta sulla bicicletta? Sì. Che bello. Ciao. Ciao. Ciao Enrico. Ciao. Ciao. Enrico. Ciao. Ti piace? Enrico, ti piace il lavoro che stanno facendo qui? Sì? Ti piace? Ciao Enrico. Sei interessato? Stai guardando Fabio? Ciao Enrico. Ciao Enrico. Fai un saluto a Svegliati Alessandria. Svegliati Alessandria. Svegliati Alessandria. Fai un saluto, svegliati. Svegliati. Ecco. Saluta Gianni. Salutato. Gianni. Ciao Gianni. Tipo. Enrico. Ciao, canta. Topolino. Va bene. Ancora un saluto. Ecco, un ammiratore del lavoro. È un piacevole intermezzo, Perfetto. Un saluto, una carezza. Ho paura che va bene.